Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valucia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge. Ma che è sta roba qua? C'è spuglio di margherite, ma chi te l'ha chiesto di metterlo qua ragazzi? Ma lasciamo stare. Allora, dunque, 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 siamo tornati di nuovo in casa Snow ragazzi e come potete vedere... Eh sì, uh, lei sta mangiando qualcosa. Vediamo un po' gli obiettivi. Prova tre aromi diversi nel soffiatore di bolle. Vabbè, dipingi un murale per due ore tesoro. Ciao! E, um, lei, ragazzi, è qui. Sempre con sto coso, dintorni disgustosi. <ride> Vabbè, veramente tesoro. Sei in amore quando fai... quando fai così. E sta guardando il canale culinario, ragazzi. Quindi, eh, per questo ha ottenuto un punto nell'abilità di cucina. Poi c'è Genoveffa che invece è qui. E si sta esercitando. E la nostra. Sì. Hai capito che era il caso di mettere via il microfono? No. Vabbè, abbiamo capito, ragazzi. Insomma, che sta qui. Allora, tu, tesoro, dovresti prendere una porzione. Per, anzi, tutte voi dovreste, in realtà. Quindi, pure tu, smetti, per favore, prendi una porzione. Tu, patata. Dai, appena iniziato, uh, vieni qua, mangia qualcosa, prendi una porzione. E anche tu, carissimo amico, qua. Uh, eccolo là, sì. Notare la felicità, ragazzi, perché sì, è felicissimo. E oggi, come uh, avevamo stabilito, ragazzi, nel precedente episodio, festeggeremo il compleanno della nostra Anastasia. Però c'è una novità, ragazzi, ovviamente. E qual è la novità? È uscita l'espansione nuove stelle, e quindi ci sono, come potete vedere, tutte le varie, vedete, tutte le varie, mh, insomma, eh, copzioni, co insomma, no? per che sono state aggiunte appunto con le espansioni. Caro, vieni a prenderti qualcosa. E ovviamente c'è anche la nuova mappa, ragazzi. Ora, visto il talento, guarda un canale, i classici della tv, visto il talento della nostra adorata, ovviamente adorata per dire, ma che è? Ah sì, qua, gli aur auricolari neri, tu li hai gli auricolari tesoro? Credo proprio di no, quindi questi sono per te, poi te li metti nell'inventario. Eccolo, beato fra le donne praticamente, visto ragazzi il talento, no, della nostra adorata... Quale occasione migliore di, eh, come dire, non sono ancora neanche, cioè l'ho vista ragazzi la mappa nuova, ma non ci sono, um, cioè non ho mandato alcun sim, non ho giocato con la nuova mappa, quindi questa mi sembrava la famiglia più adatta per iniziare. Non ci sono feste, non ci sono cose, perché come avete potuto vedere per chi segue, molla qui, molla qui, molla qui, pure tu, mollate tutto. Per come avete potuto, dicevo, vedere con i Redfield, per chi uh, ha visto il video, diciamo che con loro non ho avuto occasione perché um, era ancora Natale, insomma c'erano ancora delle cose da fare. Vieni qui tesoro e um, guarda il canale attuale nel frattempo. Tu patata, ecco, brava, molla qui il piatto. Guarda pure tu per favore il canale attuale. E quindi... Sì, mi sembrava proprio il caso, ragazzi, di portare lei, anche tu, Patata, mh, nel frattempo che papà finisce di mangiare, guarda il canale attuale, e quindi, ragazzi, la nostra eh, verrà adesso, se li prende un pochino col divertimento, poi verrà qui, ragazzi, ad a preparare una torta, È per eh, la sua pargola, ovviamente, quindi, cara, potresti fare una torta al miele? Ma perché no? Ce la vedo una bella torta al miele. Anzi, la torta al miele la vedo più per Tiana, ragazzi. Vi dico la verità. Quindi, per lei, che comunque no, è tutta così un po'. Dov'è? un po' spocchiosetta, io immagino una bella torta rosa, perché ovviamente lei ama il rosa, ragazzi, quindi tutto deve essere rosa. Allora tu nel frattempo vieni qui, cara potresti nel frattempo fare la torta, grazie, vieni qua, mh, guarda il canale attuale e chiacchiera un po' con tua figlia, del tipo, ma allora complimentati per l'abito? E fai no, del tipo, sei contenta quindi? Eh, oggi è il tuo compleanno? Chià della giornata. Bene, poi vi potete sedere per favore? No. Così, avete deciso? Che belle scarpe che hai abbinato. Sì, vabbè, sedetevi per piacere. Allora come ti senti, tesoro di papà? Oggi è il tuo compleanno, ecco, bene. Ma papà, sono informissima. Sono la stella, capisci? Non deve esserci cibo spazzatura. Eh? E né cose noiose come i libri. Eh, guardate lei. Uh, neanche i vermi. E in questo film ci sono i vermi? Vermi? Avete detto vermi? Sì, vabbè tesoro, non, uh, non ti agitare. Eh, perché la nostra qua, dopo aver preparato la torta, ragazzi, cosa dovrà fare? Dovrà organizzare l'evento. Eh, io non vedo l'ora, ragazzi. Perché andremo proprio a festeggiare in un locale. E sta proprio nel nuovo scenario, ragazzi. Quindi, cara, sei pronta? Grazie mille. Potresti lasciarla qui? Perfetto, aggiungi le candeline. Oh, ora si, sì, ti metti questa qua te la metti nell'inventario. Tu dove vai, caro? Che è qua festeggia, no, ma non, non vi preoccupate, no, non dobbiamo festeggiare. Tu, tesoro, per favore, ripulisci, tutta sta roba. Dopodiché ragazzi, eh, ecco qua aggiungiamo un evento perché oggi insomma no? Festa di compleanno. Evento obiettivi? Ma... Ma no, io non... non ne ho bisogno. Le feste di compleanno capitano solo una volta all'anno, <ride> per fortuna, ma sono un evento da non perdere. Porta la torta, un regalo, un sorriso. Buon compleanno! Bene ok. Si è festeggiato ovviamente Anastasia Snow, ragazzi. E invitiamo gli ospiti, ovviamente Alexander, Tiana, vabbè, mh, Ilaria, perché ormai conosciamo tutti. Ah, però sai, non c'è, che peccato, vabbè, lo inviterà poi lei lì. Ovviamente, ragazzi, il fornitore di catering. Ah, per dove stiamo andando noi? Boh, in realtà è solo più una questione di torta. Mm, no, il fornitore di catering, no. Mixologo. No, perché in teoria c'è tutto, ragazzi. Tranne ovviamente... Allora, vediamo un attimo perché io... Allora... Se a parte le varie case... Oh! Lounge Bar Studio TSP, ragazzi, questo è il nostro posto. E scegliamo ovviamente, immaginiamo alle 4, ecco. Quindi direi che ci vediamo lì ragazzi per festeggiare il compleanno della nostra Anastasia. Ok ragazzi, questo è il nuovo scenario, guardate che meraviglia. È veramente, veramente bello ragazzi. Mi piace tantissimo, guardate. E questo... Lei nel frattempo sta invitando, sai tesoro perché ti sei inginocchiata? qua? Vabbè, questo è il lotto molto um, semplice, ecco, eh, nel quale festeggeremo il compleanno, cara. Ti stai già imbucando? Vedo bene, mi fa tanto piacere. No, um, allora per favore, iniziamo a non far casino. Aggiunge il gruppo, tu ci sei già al gruppo, bene, perché ragazzi, i nostri, come potete vedere, ecco qui c'è già la mixologa. Qui, ragazzi, eh voglio dire c'è l'intrattenitore, e la nostra ragazzi, come minimo, no? Canterà una canzone un po' sul pop tipo Tomorrow today, dai, e ovviamente tutti devono venire qui ad ascoltarla, ragazzi. Scherziamo, quindi siediti insieme, tesoro, siediti qua. Cara tu, uh, sediti insieme ovviamente, no? Tutti vengono qui. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Lei sarebbe l'intrattenitore? Oh santo cielo, ragazzi. L Intrattenitore è un paio di pere, scusi. eh? Questa ora me la fa incacchiare subito. Vai. mi è uscito qualcosa, non l'avevo mai visto prima. Sulla strada verso la fama, ora i sim hanno la possibilità di diventare celebri. Esistono vari modi, vari modi, tutti diversi, di diventare una celebrità e man mano che i tuoi sim svilupperanno le proprie abilità e carriere, diventeranno disponibili altre strade per la notorietà. Intraprendere una carriera nella recitazione... O sviluppare le abilità di produzione mediale attraverso la postazione video quella musicale sono ottimi modi per diventare famosi cerca le interazioni contrassegnate da vabbè questo simbolo ragazzi che è una stellina più stellina fama ciascuna di esse contribuirà a farti diventare una superstar Eh, lei ce la vedo ragazzi superstar cantante eh, più che altro però sì decisamente una superstar tesoro guarda sono arrivati i tuoi fratelli insomma mmm che meraviglia Allora aggiungi al gruppo Aggiungi anche tuo fratello Dai Insomma ragazzi Qua è pieno di gente Allora fermi tutti Azioni Aggiungi al gruppo Ma no non tu però Ragazzi Cosa faccio Perché faccio queste cose Rimuovi Rimuovi il gruppo tu Perché è tua madre che deve aggiungerli al gruppo Non tu Ragazzi miei Sto facendo il pastrocchio Tanto per cambiare Aggiungi al gruppo eh, sono tutti qua, ragazzi. No, devono assistere a sto spettacolo. Che scherziamo, Eh, eh guardate un po'. Notare lei, ragazzi, quanta è bella, la adoro proprio con qualunque, qualunque cosa indossi, io la adoro. Allora, tesoro, volete sedervi insieme voi due per piacere? Sai è arrivato. Oh, bello di casa, bravo. Sei arrivato quindi direi che lei forma un gruppo con te. Per forza. Eh, ti stai perdendo. Con più di otto sim. Ma perché tu non fai parte di un gruppo? Vabbè, ecco queste si abbracciano. Chi si abbraccia, chi si bacia. Vabbè, caro. Poi eh, chiama da te. Eh, perché ho aggiunto nel gruppo. Bisogna sciogliere sto gruppo, ragazzi. Ah, oh, porca puzzolina. Allora dunque, eh, azione: aggiungiamo lui al gruppo. Bene, ce la facciamo. Pensi che scriveranno una recensione su di lei? Vabbè, certo, però dovrà andare a vivere da sola, capisci? Che figura ci fa se diventa una superstar e... e vive ancora con i genitori? Vabbè, ma questo, eh, chi scrive la recensione, i giornalisti che cosa ne sanno? Eh, vedi, brava, saggia ragazza, saggia ragazza. Andare a vivere da soli mica è un gioco, eh, eh certo. Tu tesoro, eh, magari facciamo che, come dire... La come minimo la abbraccerai, la stringerai. È arrivata qui per te. E tu invece chiami lui, chiama da te il gruppo forza. Lei se ne vada, guardi perché non ti fanno entrare. Ma povero, ma no. Interazioni con il butta fuori, corrompi per entrare, convinci a fare entrare il gruppo. Tesoro, vai, sei tu la stella. Guardi, non ci siamo capiti. Il mio ragazzo fa parte... È uno dei festeggiati, capisce? Quindi... Famosi HP, ha capi capito? Eh? Va bene, su. Non è... Il buttafuori lancia un'occhiata scettica al gruppo. Uh, no, tu puoi entrare in mezzo. Amici, devono andarsene. Forse Anastasia ha bisogno di amici più eleganti, o forse il buttafuori deve smettere di fare il difficile. In ogni caso, al momento l'accesso è consentito solo a lei. Ma no, povero, non è colpa sua! Allora, fai una cosa. Eh, però ma, ragazzi, ma, cioè, Chiediti di vedere l'abito, metti l'abito formale. Perché assolutamente sì, cioè, nel senso, dai. Poverino. È venuto qui per il tuo compleanno Ragazzi ma io boh non ho parole Allora intanto tu vieni qui e mm, 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 Ordina una bevanda per No io volevo fare Ordina una bevanda Ma ah, non si può fare per il gruppo ragazzi Fermi tutti che qua sta accadendo qualcosa di veramente eh, anomalo Dunque Azioni, forma un gruppo. All'interno del gruppo mettiamo Alexander, Dotto, Bronto, la mamma, lo la cucciola e Eula. Oh, gli adulti vanno a prendere qualcosa da bere. Quindi ordina una bevanda di gruppo. eh, Vedete la fama come va ragazzi. Uh, ammazza che prezzi, voglio dire. Complimenti. No, noi non dobbiamo fare tirchi perché se sennò... no, Anastasia, ragazzi, cioè, non lo so. Il mare di fuoco, porca pera. Allora, un bel Ridgeport. Così, giusto per festeggiare, caro. Magari se ti cambi, indossi degli abiti migliori, eh? Vedi? Magari ti farà entrare, capisci? Tipo così, ecco. Sei decisamente. Wow, tesoro. Ecco. Ora, prova in modo amichevole. No, chi se ne frega della. Comincio a fare entrare il gruppo, magari adesso lui è più carino Beh, non ci vuole una scienza, però per capire che questo non è un posto proprio adatto a me eh. Ti prego, dai, lo sai, è il mio compleanno Ti prego, un po' di colore alla vita Invece tu padre che è conciato così può entrare, bene, mi fa tanto piacere Non fare il solito discorotto, ora ci penso io Sì? Di nuovo lei? Sì, senta, facciamo a capir qui non lo vede che no, niente. Non... non vuole, ragazzi. Ma poverino. Ma dai, ma è proprio sfigato. Allora, facciamo una cosa a questo punto. No, perché io ora mi sono rotta il pelo. Allora, visto che era una cosa, ragazzi, che avrei fatto a prescindere, e conoscendo Anastasia, neanche lo chiede ai suoi genitori, ragazzi. Perché diciamo diciamocelo, lei non è proprio tipo da. Fare queste domande. No, non posso chiedergli di trasferirsi. Ma proprio sei sfigato, patato. Mi dispiace tanto, cioè, eh, volevo unirti. Allora facciamo così. No, io voglio chiederglielo in modo classico, quindi mi dispiace, ma resterai fuori. Eh, lo so, ragazzi. La vita è dura. E quindi, che dobbiamo fare? Allora, dunque. La torta ce l'hai tu, tesoro. Quindi potresti metterla qui? Eh, no, qui, no, qui. Oh, perfetto. Bevete e prendetene tutti qua a momenti, ecco. E, e niente, tu, vabbè, niente da bere per te tesoro perché non è il caso. Patata tu? Ma tu puoi convincerla, magari. Lotta per entrare. Corrompi per entrare, ragazzi, vabbè, non ho parole, no, a questo punto iniziamo a spostarci al piano di sopra, ragazzi. Guardate che posticino carino, un po' vuoto, secondo me è un po' troppo spoglio. Però. Vabbè, ragazzi, eh, voglio dire, vai qui insieme. E eh, tu provaci, ma non penso che lui arriverà mai. State bevendo, ragazzi? Qua eh, è arrivato il momento di festeggiare, poi vai qui insieme. Non è che dovete star qua a ubriacarvi, non è proprio bella come cosa, eh. Forza. Oh tesoro, be bevete ma andate al piano di sopra, cioè, ce la fate? No, non devi chiacchierare. Non devi chiacchierare, dovete solo andare al piano di sopra. Tesoro, prendi la bevanda, grazie. Tia. Yeah. Oh, guardate la mitica, ragazzi, cioè. Proprio brilla di luce propria la superstar planetaria Judith Ward. E secondo me, ragazzi... Magari immaginiamo che qualcuno. Oh mio Dio, mai visto? Um, c'è lei, c'è lei, eccetera, eccetera. Quindi lei, come minimo, ragazzi, anche se non è proprio una tipa molto amichevole, ma come minimo, tenterà una presentazione. Perché potrebbe essere, no? La celebrità potrebbe aprirle, no? Le porte per una carriera scintillante come lei. Vedete? Eh, stellare, anzi, è piena di stelle. qua. Allora, tesoro, vieni. Per favore. Oh, immaginiamo lei ragazzi. Oh mio dio, ora cominciano ad avvicinarsi. No, io me ne vado. Non faccia così, la prego. Uh, su. Non vuole, non vuole neanche... Ma che chiedi un abbraccio? Chiedi un autografo almeno. Su. Neanche questo. Ma non faccia così la fantousa. Va bene, niente, niente tesoro, ti è andata male. Andiamo tutti al piano di sopra, per piacere. Perché qua bisogna festeggiare. Quindi lei è felicissima di essere venuta qui, ragazzi. Perché immagino sia questo un posto eh, proprio, voglio dire, di alta classe. Ragazzi dove, ecco, vedete, si incontrano le superstar. Quindi, cioè, io immagino anche che i suoi genitori, obiettivamente, ragazzi, mh, come dire, abbiano pagato fior fior di Simoleon per affittare questo posticino. Quindi fai passare d'età il Sim, io volevo far passare d'età prima lui. Ma lui non può entrare. Eh no, povero. Ma quante antipatica statizia, ragazzi. No, niente. Allora, tesoro, festeggeremo a casa il tuo compleanno. C'è poco da fare. Andiamo sopra. Dove ci sono tutti. E forza, vieni a spegnere le tue candeline perché... Soffia sulle candeline, anzi no, lei ragazzi come minimo mi esprime un bel desiderio perché voglio dire, figuriamoci se una come lei non mi esprime un desiderio, tesoro ora te la tieni perché tua figlia deve spegnere le candeline. Uh -huh. Intanto tu patata. Ecco, immagino per esempio... Parla del tempo soleggiato, cioè insomma cerca di intrattenere gli ospiti. Oh ecco, arriva la superstar, forza! Bug mistici, vabbè. Forza! Tutti che festeggiano ragazzi, oh mio dio! Guarda, certo, quelle trombe non è proprio il luogo ideale per uh, suonare quelle trombe. Infatti, le guardate la faccia, oh mio dio. La mia famiglia non sa mai come comportarsi. Eh, lo so tesoro, che devi fare, mi dispiace tanto. Quindi facciamo una bella foto. Dai, dovresti essere felice. Insomma, vabbè Oh Guarda un po' tutti che cantano Eh, sei, insomma Oh, chi sta contenta gode, bella mia Non è che bisogna sempre sta qua a rompere le pere Forza Oh per diventare giovane adulta oh mio Dio Anastasia è passata di età ed è responsabile vabbè almeno quello l'età di giovani adulti ti aspettano le responsabilità vitalizie le carriere in espansione e orizzonti vasti chi ha detto che quando era ventenne non se l'è spassata beh lei sì obiettivamente se l'è spassata ragazzi è stata parecchio no ehm, allora lei è un animale da festa il sim vuole organizzare e frequentare feste straordinarie io ce la vedo proprio ragazzi perché lei cercherà no, attraverso le feste di farsi strada no? in, questo, in questo mondo scintillante per diventare una stella poi socievole sim socievoli sviluppano più rapidamente relazioni amichevoli vabbè romantica lo sappiamo lei è perfida quindi come difetto caratteriale è perfida e secondo me ragazzi lei come minimo anzi fatemi vedere perché eh, vediamo se ci sono tratti nuovi da questo punto di vista vediamo un po ma non mi sembra, ragazzi. Uh, egocentrica, è proprio per lei! Oh mio Dio, il tratto 9 è proprio per lei. Egocentrica, questi si pensano solo a se stessi. Possono andare a caccia di complimenti, sono più entusiasti quando ricevono un dono e tendono a diventare tesi quando non si dedicano loro sufficienti attenzioni. Le luci della ribalta riservate alle celebrità sono qualcosa che in genere apprezzano. Del resto, tutti dovrebbero adorarli quanto loro adorano se stessi, no? Eh beh, certo, ovvio tesoro, tu sei egocentrica, ora eh, può sembrare un tratto negativo, ma per lei in realtà ragazzi è un tratto più che positivo, quindi sì, sono la stella e sono meravigliosa. <ride> certo, del resto chi non lo sa che sono meravigliosa, giusto? Eh, certo tesoro, sei proprio, guarda, una meraviglia. Oh, guardatela ragazzi, che splendor. Peccato, ripeto, che sai non può entrare ragazzi Perché mi dispiace veramente tanto Proviamo noi di nuovo ad aggiungere le candeline E ora sai, magari sei giovane adulta Forse la tizia si convince Il tizio è cambiato Dai, interazioni con il fuori, È un maschietto, quindi forse può accedere al tuo fascino E mi ricorda vagamente, vista la pelata Peter, <ride> della mia cara amica Wynat Allora, vieni qui Forza, tesoro, non abbiamo tutto il giorno. Senta, per favore, la sua collega proprio non ha voluto sentire ragioni. Ma il mio ragazzo potrebbe entrare? No, niente, non può entrare il tuo fascino, tesoro. Fai la presentazione amichevole, magari ci ripensa. Su via Ha preso un libro in testa quando era piccolo Non ci arriva proprio tesoro Certo se parti così Non credo Arriveremo a eh, insomma qualcosa di positivo Cerca un attimino tipo Ecco eh, adula lei come minimo Ma lei è un tipo così sveglio Ha visto che splendida giornata di sole c'era? Eh? Su via non posso che tesoro, forse dovremmo lasciar perdere, capisci? Eh, non amo perdere tempo a prendere le mosche, quindi se non vuole farmi entrare, caro ti prego, tacci, ecco bene, mi fa tanto piacere. Quindi comincia a far entrare il gruppo, riprova. La prego, è possibile per favore? No, niente da fare, il butto fuori, no, non può. Eh, tesoro, ma che cazzo fai? C'è debita vera e propria! Eh, tu ami le celebrità, quindi tenta una presentazione. Diciamo ragazzi che non può entrare il suo ragazzo, vede eh, una delle sue star, diciamo preferite, immagino, e si consola così, guardatela. <ride> Guardate. Sì ragazzi, è proprio da lei. È proprio da lei, vi giuro che è proprio da lei. Ce la vedo troppo. Questa, tipo, sì, non, mi, non farmi fare figure barbine, eh, ragazzina, eh, lo so, che devi fare, che devi fare. È eh, fatta così, eh, quindi, eh, ovviamente chiederà un selfie, come minimo chiederà un autografo. Ragazzi, chiedi di scattare una foto, eh, come minimo, no? Guardatele, è proprio... Altro che coinvolta di più, è eh, sì, io lo so, non sono una timidona, ma oggi è il mio compleanno, la prego. Sarebbe così gentile? No, guarda, mi dispiace, ma proprio. La prego, la prego, la prego. Mm. Mm. Faccia tanto la splendida. Va bene che risplende, però non mi sembra il caso. Vabbè, ragazzi, eh, io regalino non te l'ho fatto, tesoro, mi dispiace tanto. Guardate, direi che eh, sì! Si sta vagamente atteggiando per caso. Vagamente è proprio un minimo. Direi, ragazzi che noi terminiamo in anticipo il compleanno. Vedete, no, eh, le, le zie, comunque che vengono qua le abbracciano. Vabbè, tesoro, comunque tanti auguri, eccetera. Eccetera. Direi che a questo punto andiamo a. Torniamo a casa perché volevo far passare di età assai, ragazzi. Sì. Quindi con questo musino della nostra povera Anastasia. Ci rivediamo in casa. Snow. Ok, ragazzi, è accaduto qualcosa di increscioso. Nel senso che lui è già giovane adulto. Ma quando è diventato giovane adulto, questo qua? Vabbè, ragazzi, meglio così. Non, poverino, è rimasto fuori. Mi dispiace tanto, però vabbè. Ehm, sono posti di lit, ragazzo, che ti devo fare. Quindi, a questo punto, io ne nello scorso episodio vi avevo chiesto: secondo voi deve trasferirsi, sai? E mi avete detto: chi mi ha risposto: mi ha detto: ma sì, ma sì perché no? Quindi a questo punto, lei, eh, magari non subito così in modo diretto, però mm, per esempio, esprime ammirazione del tipo: Io ti ringrazio. Tu non te ne sei andato nonostante non ti abbiano fatto entrare, quindi. veramente. Immagino che. Fagli anche un complimento. Sei tu la persona che vorrei tenere per mano per tutta la vita, nelle giornate di sole o in quelle di pioggia, tesoro! La vita è una guerra, ma io non ti abbandonerò mai. Sei il mio dolce cupcake, capisci? E lei lo adulerà come minimo. Oh, il tuo sorriso illumina le mie giornate e lui. Beh, ma veramente? Ma certo, tesoro. Quindi avrei una richiesta. Mamma, beh, caccia di complimenti. Vediamo un po', ragazzi, come minimo. Io non sto qui a prendere mosche, tesoro. Per te fare qualunque cosa, davvero per me? Eh? Perché sono fantastica, vero? Ma certo che lo sei, tesoro, eh? Certo, vabbè. Ed è a questo punto che la nostra, eh sì, gli chiede di convivere. Eh, collezione sim egocentrici. Anastasia è un sim egocentrico. Adora andare a caccia di complimenti, nonché ricevere doni e attenzioni. Interazioni come spettegola, controlla i follower totali, firma un autografo, incita all'applauso e fatti un selfie la renderanno più felice. È tuttavia molto probabile che una mancanza di attenzione o qualche compleanno dimenticato la turbino in modo particolare. Oddio mio, speriamo di no, ragazzi. E lui, ovviamente, dice: Ma ne hai parlato con la tua famiglia? Ma certo che ne ho parlato. Ma quando, tesoro? Ma quando mai tu ne hai parlato? E quindi, ragazzi, con la nostra Anastasia e il nostro Sai, che mh, inizieranno questa convivenza a partire dal prossimo episodio, direi che noi con questo, però, possiamo fermarci qua. Se vi è piaciuto ragazzi vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace e a lasciarmi dei commenti perché mi fa sempre tanto piacere Con chi vivevi tu caro? Con Dia, con uh, Navia e poi vabbè ci sei tu Io ragazzi le avevo sistemate un pochino ora, non mi ricordavo proprio uh, chi fossero però le avevo sistemate, sì Guardate Che bella famigliuola eh sì, una bellissima famiglia, ragazzi, molto, ma molto, molto bella. Eh, vi dicevo, vi ricordo, ragazzi, ehm, che i vostri... Commenti sono sempre importantissimi per me, quindi veramente mi fa tanto piacere e vi ringrazio per tutti i commenti che eh, mi lasciate ogni volta. Vi ringrazio veramente di cuore. Eh, vi ricordo, comunque, che in descrizione, ragazzi, del video trovate tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, le playlist, ma soprattutto il link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay ma Cinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Mi raccomando! Andate in tutti i loro canali, ragazzi, iscrivetevi! Mi raccomando, mi raccomando. Perché è fondamentale, ragazzi. Inoltre, a questo punto, vi chiedo: scopriamo! Eccolo qua, ragazzi. Lui è la. Ah, oddio, non me lo ricordavo. Ha l'aspirazione: formaggio grigliato. Parla del formaggio grigliato con tre sim diversi. Mangia 10 tra E Che ci vuole, ragazzo? Non preoccuparti. Vediamo un po': troppo di biblioteca. Ma mi anche un segugio di spezie. Amicone è amicone creativo. Fantastico, ragazzi! Allora, sulla base dei suoi tratti e della sua aspirazione, secondo voi quale carriera dovrà prendere il nostro? Sai? Eh. non lo so! Un pittore, ragazzi, un artista, no? Che magari io ce, già ce lo vedo, ragazzi. Secondo me l'artista è la strada per lui. Eh sì, io ce la vedo già. E non sarà una scelta che lei approverà molto. Già ve lo dico, però fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ehm, quindi, ragazzi, mi raccomando, andate dicevo nei canali dei miei amici youtuber, attivate la campanellina oltre ad iscrivervi, ovvio, perché solo in questo modo potrete ricevere una notifica ogni volta che pubblicheranno Quindi che pubblicheremo un video. Mi raccomando, vi ricordo inoltre, ragazzi, che eh, nel mio secondo account Instagram, eh, Valucia Sims Stories, sto ehm, scrivendo quindi fa, tramite delle foto, ragazzi. La storia della famiglia Huggins. Quindi vi invito calorosamente, ragazzi, a passare e dirmi cosa ne pensate. Detto questo, io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo. Fatemi sapere se la festa vi è piaciuta. Cosa ne pensate della nuova espansione? Chi ce l'ha? L'avete acquistata? Non l'avete ancora acquistata? Se, se l'avete acquistata perché? Se non l'avete acquistata perché? Cosa ne pensate? Insomma, fatemi sapere. Vi abbraccio forte, ragazzi. Sul Sul Simmers. E non.